Buongiorno, vi presento il nuovo apparecchio della Medical. Io sono il dottor Donadon Alessandro, titolare. E questo si tratta di un nuovo sistema di crioconservazione. Noi abbiamo pensato di fare questo apparecchio che è innovativo perché tutti gli strumenti che vengono sterilizzati in autoclave, ad esempio, una volta imbustati e sterilizzati vengono conservati di solito in cassetti non idonei e quindi ci potrebbe essere una contaminazione che va a danneggiare tutto il processo e il protocollo della sterilizzazione. Quindi noi consigliamo, dopo aver fatto il ciclo in autoclave, di prendere tutto il materiale e metterlo all'interno del crioconservatore. Qui abbiamo una temperatura che va a meno 30 gradi centigradi e adesso vi faccio vedere. C'è un abbattitore di temperatura che immediatamente abbatte in 10-15 minuti la temperatura, che può essere da 125 gradi, la porta a meno 30. A meno 30 gradi abbiamo il blocco completo della proliferazione batterica e tutto l'ambiente è sanificato in maniera tale che può rimanere così sterile nel tempo. Noi abbiamo fatto i test all'Università di Padova, all'Istituto di Igiene del professor Palù Giorgio, e praticamente abbiamo attestato tutto il sistema. Adesso questo è il primo sistema brevettato sul campo medicale. La dimensione dell'apparecchiatura è stata studiata in base alle autoclave in maniera tale che praticamente lo strumentario possa essere immesso direttamente. Il sistema presenta molti vantaggi perché facilita la vita dell'operatore sanitario, che praticamente in breve tempo posiziona il materiale senza maneggiarlo, garantisce la sterilità, anche perché qui ci potrebbero essere, se non abbiamo l'apparecchiatura, rotture degli impacchettamenti, dell'imbustamento, sacche d'aria, bolle, condensa. Qui finalmente abbiamo la garanzia del 100% della sterilità. Abbiamo messo a punto anche dei prodotti igienizzanti per la pulizia poi esterna dell'apparecchiatura interna e anche delle pareti solide del locale di sterilizzazione. E questo apparecchio noi pensiamo che sia il futuro che vada a completare il protocollo della sterilizzazione in generale. Per quanto riguarda diciamo le procedure, noi consigliamo sempre di seguire le linee guida dell'attività di sterilizzazione che ci sono state date dall'Istituto Superiore della Prevenzione e Sicurezza del Lavoro. Qui a un certo punto si parla di conservazione e metodi stoccati e noi presentiamo questo prodotto. In questo momento abbiamo anche la legislazione che sta cambiando, sta uscendo il decreto legge del Presidente della Repubblica, del Ministro Balduzzi, dove dice che tutti i sanitari devono essere assicurati e seguire le linee guida. Come linea guida questo è il completamento del protocollo, secondo noi, della sterilizzazione con la conservazione. L'apparecchiatura è tutta a norme ISO, CE, e quindi è stata fatta col massimo delle tecnologie. Tutti stampi in plastica e all'interno tutto acciaio inossidabile, in modo da garantire e semplificare praticamente anche la vita dell'operatore. Per quanto riguarda la facilità di utilizzo e consumi, noi abbiamo un consumo di 200 watt, quindi molto basso. Si ammortizza, diciamo, il costo in breve tempo perché si faranno meno cicli in autoclave a pieno carico e successivamente ci sarà lo stoccaggio sterile qua all'interno di questo apparecchio che si chiama Krios Sterility. Dopodiché praticamente noi abbiamo una gestione di tutto lo strumentario chirurgico molto più semplice, quindi andiamo a avvantaggiare anche il personale paramedico. Abbiamo quindi maggior velocità operativa degli strumenti che vengono veicolati subito qui dentro, anche strumenti che non sono, diciamo, imbustabili, perché l'autoclave passano qui e vengono mantenuti finalmente. Abbiamo anche la possibilità di avere un ciclo a più 37 gradi centigradi che ci permette quindi di avere poi lo strumentario a temperatura corporea e di non avere lo shock termico in caso di interventi chirurgici programmabili anche ad orario successivo. Si potrebbero anche mettere i compositi a più 37 gradi in modo da renderli più fluidi
e quindi riducendo le fasi di stress nelle fasi di estrusione della siringa e di stratificazione. È quindi un apparecchio ergonomico, semplice, economico e soprattutto aumenta di qualità lo studio dentistico, perché finalmente abbiamo la possibilità di avere la sicurezza e professionalità massima a livello di sterilizzazione.